Come posso cambiare il mio modo di pensare in modo definitivo per far accadere ciò che voglio? Ho fatto un video che viene chiamato La tecnica che risolve qualunque cosa. È tra i più visti in assoluto, ha raggiunto credo 200-300.000 visite solo lui. Vi consiglio di guardarlo. Esiste sempre una bacchetta. Esiste sempre, sì, perché tantissime persone mi fanno questo. Come posso? Beh, questo è ancora abbastanza semplice. Però ci sono persone che dicono, ma sai, non è che possiamo vederci tipo 10 minuti in trance, cambi tutto così io cambio tutta la mia vita. Guarda, no, però ho fatto un video apposta per questo. La bacchetta magica non esiste. Sì, la bacchetta magica non esiste. Cambiare il mio modo di pensare è estremamente ambiguo. Il modo di pensare è frutto di anni e anni e anni di esperienze. Quanti anni avete è frutto dei vostri anni di esperienze. Pensare di poterlo cambiare in modo definitivo per ottenere ciò che voglio in un attimo, l'unica cosa che vi posso dire è quel video. Lì avete veramente la soluzione. Si chiama La tecnica che risolve qualunque cosa. La trovate su YouTube. Dai. No, bellissimo. Ovviamente è un video ironico dove mando tutte le persone che mi chiedono la bacchetta magica e dove faccio capire loro che la bacchetta magica non esiste, ma che un ottimo mezzo, e c'è l'insegnamento anche lì, dove va visto, un ottimo mezzo per poter cambiare il modo di pensare e cambiare il proprio ambiente. Quindi venire proprio asportati dal proprio ambiente e cambiarlo completamente. Il cambio di ambiente globale vi farà cambiare a ruota tutto il resto. Ovviamente il cambio di ambiente non vuol dire che dalla camera da letto vi spostate nella cucina, cioè che è un cambio di ambiente, proprio completo, tipo che dall'Italia andate dall'altra parte del mondo o comunque cambiate città. Cioè l'ambiente vuol dire cambiare amici, persone, lavoro, macchina, casa, tutto. Quindi tutto ciò che in qualche modo è condizionante o vi ricorda la vostra vecchia vita. Se volete davvero una bacchetta magica, questa è quella più semplice, per modo di dire, però è quella più veloce. L'ambiente in assoluto, quindi non vi sto a spiegare tutti gli studi che ci sono dietro, però l'ambiente in assoluto è il mezzo migliore per cambiare tutto. Io ho sempre detto a persone che credono di avere dei problemi, il mezzo migliore che ho per farli cambiare completamente costa 10 euro, cioè 10 euro mi date, io vi trasbordo in Russia in qualche posto a meno 40 gradi, vi lascio 10 euro in mano e vi dico ci vediamo fra un mese. Se sopravvivete i vostri problemi sono scomparsi, perché se avete sopravvissuto per un mese con 10 euro in un posto totalmente nuovo dove non conoscete la lingua, fuori dalla zona di comfort, con delle temperature allucinanti e con i topi che vi passano vicino, se sopravvivete a quel posto avrete sviluppato capacità, abilità, conoscenze, avrete risolto problemi che quelli che avevate a casa manco ve li ricordate più, perché non sono problemi. Quindi questo è il miglior modo per cambiare, ma non si può offrire come corso e quindi si fanno dei corsi in sala come questo. Però il mezzo migliore è questo. Ok. Io l'ho visto, ho consigliato ad alcune persone questo e ho avuto delle persone che hanno lasciato il loro lavoro, lasciato la loro casa, si sono fatti un anno in giro per l'Asia, spendendo pochissimo perché sono andati o a dormire nei templi, scambiando lavoro, o andando a aiutare gli elefanti, insomma facendo tutte cose, spendendo qualcosa come 5-6 euro al giorno, a volte neanche quelli perché andavano proprio in scambio. Dopo un anno ho rincontrato questa persona, più di un successo, totalmente cambiata, una persona totalmente nuova, ex malattie che aveva scomparse, cambiata completamente, cioè una persona irriconoscibile rispetto a prima. Cosa ha fatto? È stato un anno in giro per il mondo con lo zaino nuovo, dietro la schiena. Ma il cambio Daniele può essere anche negativo, non per forza deve essere positivo, può essere positivo. No, positivo. Dipende, un cambio è un cambio, intanto è un cambio. Quindi un cambio ambientale è un cambio ambientale, ripeto, non c'è bisogno di andare all'altra parte del mondo, è già cambiare proprio tutto, cambiare città, cambiare zona, cambiare tutto. Il motivo per cui sembra che io faccio questo cambio, sto meglio, non è in assoluto così.
dipende, intanto cambiano le cose. Cioè, di sicuro nel momento in cui cambi, il concetto è se una cosa non va la cambi. Se poi non va neanche quella, la ricambi. Però noi siamo insegnati a risolvere, no? Cioè, come siamo... ma risolvere. Non è lo scappare, attenzione. Ecco, questa è la risposta che mi è stata data sempre quando si guarda quel video. Non è scappare. Attenzione. Il cambiare. Allora, ti uso una metafora. Tu vivi dentro una discarica, ok? Una discarica dove ti buttano dei liquidi puzzolenti e fetidi della mattina e la sera sopra di te. Allora arrivo io e ti voglio aiutare e ti comincio a pulire con una spazzolina. E mentre ti pulisco, loro continuano a scaricare. Pensi che io riuscirò mai a pulirti tutta? No. Quindi come posso fare? Ti devo prendere da quella discarica, ti devo portare da un'altra parte dove non ti buttano merda dalla mattina alla sera. Ti comincio a spazzolare per benino per tutto il tempo necessario. Dopo ti metto un impermeabile, e dopo ti rimando nella discarica. Ammesso che tu ci voglia ancora andare, ma ci vai pulita e impermeabilizzata. Finché stai lì sotto sarà impossibile pulirti, perché io ti tolgo una cosa, loro te ne mettono altre 5. Ed è stato il motivo per cui ho trasbordato per 3 mesi in Thailandia delle persone, dicendomi cercate di avere meno contatti possibili col vostro mondo. Loro l'hanno saputo per 5 giorni, siamo stati in mezzo alle montagne, i cellulari erano banditi. E il problema è stato fuori, cioè c'è gente che fuori, le mogli e i mariti sono andati fuori di testa perché per 5 giorni, pur sapendolo, non li hanno sentiti. Pensa un po' come stavano a morire. Quindi è difficile, molto difficile riuscire a stare nello stesso ambiente e pulirsi completamente. Non vi dico che è impossibile, ma è molto più difficile. Quindi la vera bacchetta magica, se volete davvero accelerare i tempi, quindi al minimo indispensabile, è uscire dal vostro ambiente, ma non per fare una vacanza e scappare, come qualcuno può pensare, ma uscendo dal vostro ambiente e farvi un culo così, lavorando su voi stessi, mattina alla sera. Perché c'è gente che se ne uscito dall'ambiente, se ne è andata dall'altra parte del mondo per ricrearsi un ambiente uguale. È bravo, non è cambiato niente. Invece vai da un'altra parte dell'ambiente con l'ottica di adesso vado a ripulirmi, poi forse ripenso a tornare, forse. E se ci ritorno io sono uno che illumina, non sono più uno che assorbe. Quindi quei liquidi lisci e fetidi che mi venivano messi addosso adesso mi rimbalzano e non mi toccano. Ammesso sempre che io ci voglia stare, e forse quando ritorno riesco anche a dare una nota di profumo a quella fetidità dei libri. Quindi questo è il consiglio che posso dare il più veloce possibile. So che non è facile, ma è quello più facile rispetto a cambiare completamente tutto il resto che tanto reputato impossibile uguale. Quindi in entrambi i casi il mezzo più veloce è ripulirsi al di fuori del vostro ambiente, perché all'interno del vostro ambiente è molto 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 più difficile.